Buongiorno a tutti, gente povera, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare la review di Snapshot 18V10B, 18V10C, 18V10D. Perché questa settimana ne ho messo tipo uno al giorno. Io ho aspettato finché non aspettavano, così potevo fare tutti insieme, perché non è che hanno aggiunto moltissimo in ogni snapshot, quindi ho preferito fare tutti insieme in un unico video. Come vedete, sta roba non l'ho costruita io, è il nuovo bioma, che è la barriera corallina, che hanno aggiunto nel 10D, se non sbaglio, che è molto bella. Andiamo subito a vederla, nuotando naturalmente, diciamo così. Ecco, guardate che figo, ci sono tutti i pesci belli, tutti i pesci tropicali, pure i pufferfish, visto che belli, ma sono completamente riempiti. Sì, anzi no, dentro non c'è niente, dentro quelli grossi. Poi ci sono la forma di corallo, molto bello. Poi è bello grosso, tutti i pesciolini che nuotano, cioè è proprio bello. Quanto cavolo è grosso, cioè è enorme, mamma mia. Oh regà, sta roba è enorme. Forse quando esce a 1.13 dove farla su sto mondo, perché trovi tutti questi blocchi qua, mamma mia. Oh, it's fantastic, guardate quanta roba. Bah. Potrei anche aspettare lo snapshot che non bugga completamente il mondo, questo è un pena al contrario, però preferisco aspettare l'1.14. Guardate, c'è pure una caverna in mezzo con dentro i coralli, ci sono i coralli dentro la caverna, cioè è fantastico, seriamente fantastico. Guardate, i coralli sono dentro la caverna, non riesco più a salire perché sono in crediti. Comunque andiamo verso la terraferma e parliamo delle cose che hanno aggiunto. Ad esempio, la Shulker Box. Come potete vedere, qua ci sono tutti i vari tipi di Shulker Box. Sono 16 più 1, che è lo Shulker Box non colorato. Perché questo prima era lo Shulker Box di colore viola, però adesso hanno aggiunto questo, che è più viola di questo. Questo è quello neutrale, che puoi colorare. Facciamo un esempio, prendiamo la crafting table. Come potete vedere, se noi mettiamo lo shulker box qua e il colorante, prendiamo la shulker box del colore che abbiamo fatto. Ma come facciamo a renderla di nuovo normale? Utilizzando il calderone, che lo fa ridiventare colorato come era prima. Quindi cosa molto bella. Sbaglio, sti cavalli sono buggati. C'hanno un collo enorme sti cavalli. Mi sa che abbiamo appena scoperto un bug che non ci dovrebbe essere. Già da prima i cavalli erano buggati, però prima o poi dovranno aggiustarli. Quello adulto va bene, quello giovane proprio no. No. Quanto cavolo è lungo il collo, sembra una giraffa. Poi i Phantom. Vi ricordate l'ultimo snapshot dove, oddio, i Phantom erano una cosa fantastica? Ebbene, lo sono ancora, però adesso sono considerati non morti. Cosa sono i non morti? I non morti sono i mob che di giorno prendono fuoco. Come potete vedere, sta prendendo fuoco. Quindi, i non morti. Chi sono i non morti? I non morti sono i zombie, gli scheletri weaver, tutti quelli che di giorno vengono infuocati. Ecco, appena morto ci dà la pelle. Quindi, come tutti gli altri non morti, la pozione di healing dovrebbe fargli danno. Forse ho preso quella sbagliata, eh? Aspettate che mettiamola sotto un albero. Se non muore subito. Allora proviamo a metterlo qua dove non prende danno. E usiamo Leaning.
Sì, facciamo danno. Potete vedere. 4 pozioni del Leaning è morto. Quindi la pozione del danno la usiamo. Ups, scusate. Dovrebbe curarlo. Infatti non gli fa danno, come potete vedere. Vedete? Adesso il Phantom è uno morto. Quindi il Weaver non attaccherà. Un'altra cosa bella, diciamo. Un'altra cosa. Hanno aggiunto, non proprio tutte, ma quasi tutte le fisiche dell'acqua. Proviamo subito le nuove fisiche dell'acqua utilizzando qua il bucket. Come potete vedere. Oddio, sto nuotando. Oddio, oddio, aiuto. Ok. Come potete vedere, è ancora un po' buggato perché in teoria non dovrebbe fare così. Fra un po' lo aggiusteranno, però. Come potete vedere, qua c'è l'acqua, però lì non c'è. Perché può essere questa cosa qua che questa cosa qua che le fence o i cobblestone posso stare dentro l'acqua è solo quando c'è una fonte d'acqua. Per ora, forse lo cambieranno. Perché questo non è una fonte d'acqua, però è in uno stream. Come potete vedere, non funziona la fisica. E non posso neanche prenderlo col bucket. Devo toglierlo e la fonte d'acqua si distruggerà. Questa cosa vale per tutti. Ah, non lo sapevo sta cosa, però con i face gate proprio non si può fare. No, non si può fare. Però con questo sì, che è molto buggato, molto molto buggato, come potete vedere. Lo togliamo, mettiamo questo. Questo qua fa un bel bagnetto. Guardate quanto sono bello nella mia vaschetta minuscola. E proviamo anche qua. Sì, come potete vedere. Ma quanto cavolo è buggato. Mettiamo qua. Funziona anche qua. Lo mettiamo sui mossi cobblestone. No, pufu. Mettiamo qua. Funziona. Mettiamo qua. Funziona. Però è sempre buggato perché in teoria dovrebbe andare in giro, non in una sola direzione. Facciamo tipo una costruzione carina, qualcosa del genere, e mettiamo l'acqua. Questa cosa è molto 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 bella, anche perché se ci passi sopra non ci cadi dentro, quindi è un blocco di decorazione perfetto, che ne so, per fare costruzione a tema Atlantide e quelle cose lì. È davvero perfetto. Lo mettiamo. Naturalmente scorre. Noi mettiamo tipo, che ne so, mettiamo anche così, no? Mettiamo ancora l'acqua. Visto? Guardate che bello, sembra una pista olimpionica. Io ci posso anche nuotare dentro, non lo sapevo sta roba. Guardate, è una roba stranissima, però si può nuotare qua dentro. Quasi quasi si può nuotare qua dentro. Maronne, oh. Non vedo l'ora che esca sto update della fisica dell'acqua, che devono ancora migliorare, come potete vedere. E signori, non pensavo che ci fosse così poco, però in 3 update hanno aggiunto ste robe. Il Phantom che brucia, lo Shulker Box, i coralli che spawnano e la fisica dell'acqua. Queste cose. In futuro le fisiche dell'acqua saranno migliorate. Questi coralli sono bellissimi, non vedo l'ora di utilizzarli nella serie principale quando esce questo update. Non ve ne ho parlato, però ogni blocco ha la propria variante morta, che è lo stesso blocco però grigio. E niente signori, noi ci salutiamo, spero che questo video vi sia piaciuto, tutte le cose che sono uscite fra questi 3 snapshot, 18V10. 10B, 10C e 10D. E niente, iscrivetevi, condividete, date un pugno a quel like anche a vostra madre e noi ci vediamo in un prossimo video! Spacco tutti i coralli! Sì!